Sì, hai iniziato. Ecco, ci siamo qua per Richard. Ciao Monica. Ciao, ciao Lucio, ciao Richard. Conto, se sei d'accordo, da Sì. 5 a 1 e ti connetti più profondamente di quanto tu non abbia già fatto ascoltando i punti di Richard a Richard, appunto, 5, 4, 3. 2, 1. Dimmi se lo vedi. Quello che vedo è una rappresentazione di lui. C'è un bimbo molto piccolo con il pannolino e davanti a lui c'è un ciuccio molto molto grosso. Ok, è Richard. Sì, è Richard rispetto ad alcune questioni della sua vita. Sì. Dà l'autorizzazione? Come? Sì. Allora, questo bambino mi tende le mani e mi fa un sorriso. Vediamo subito la vibrazione di Richard. Poco più di 1 miliardo. Percentuale di consapevolezza. 62%. Rapporto tra anima e spirito, PS e PE. PS 43%, 57 la P. Vite precedenti. 2612. Percentuale di cervello utilizzata. 5,8. 1,8. Ok. Richard ha già fatto il primo giro di CiniVac. Era finto No. come liquido. No. Prima di andare a farlo, ha incontrato un come si dice? Quando passa il treno non passano le macchine, ok? Quella cosa lì, abbassato, ma non è passato il treno. Quindi sincronicità, secondo lui, e messaggio della PS. Era un messaggio della PS? Passaggio a livello. Lui l'ha voluto intendere così. La PS in verità gli ha mandato altri tipi di messaggi, non quello. Ma quella aveva un significato? Lui ha voluto dargli quell'interpretazione di, diciamo così, innocuità rispetto al siero ricevuto. Non è quello il messaggio. E qual era il messaggio? Torna a casa? Sì. Chiamala la PS, che è la protagonista, come sempre, ma specialmente di oggi. Chiediamole la cosa più semplice, paro paro, fare la seconda tornata. Lei dice prova altre strade, alleati con i tuoi colleghi, chiedi, informati, anche se so che manca poco tempo. Lui vuole che venga iniettata al secondo giro una. È molto legato a questa idea. Pensava che fosse così anche al primo, perché lui la sente questa idea, la vuole, la desidera, la PS può tutto. Lei cosa dice? Allora. Questa PS non è pronta a fare questo. Ci sono PS molto molto evolute che fra le facoltà medianiche hanno quella di trasformare e depurare il corpo, no? Quindi quando assumono dei veleni attraverso il cibo, attraverso l'acqua, possono
depurare questo cibo e questa acqua e quindi renderli innocui per il proprio corpo. Ma non è il caso della PS di Richard, non è ancora pronta per fare questo. Necessaria una vibrazione di un certo tipo, un dato, un valore di un certo tipo? La vibrazione è elevata di queste poche persone che sono in grado di farlo. Quanto elevata? Io vedo 185.000 miliardi. Ah beh, una passeggiata. E qua siamo a un miliardo, per semplificare. Quindi questa strada non è. Quindi no, secondo giro. Per il momento non è questa strada che lui deve percorrere, perché non ci riuscirebbe per il momento. Quella non... delle vie legali? Lui deve parlare con delle persone, ci sono delle persone con cui lui può parlare e secondo me più o meno può averle identificate. Ci sono delle entità, ok, ci sono delle entità eteriche in Richard o collegate a Richard? La prima che mi compare è una cavalletta, proprio, no, sotto forma di mantide, perché è proprio un verde smeraldo questa. Poi vedo un falconiforme molto grande, a mo' di aquila, quasi sulle sue spalle, così appoggiato, una spalla e l'altra spalla. Un'ala su una spalla, l'altra ala sull'altra spalla. Poi? Anche un felinoide c'è. Chi è il capo Una dei tre? pantera. Qua c'è una specie di inganno, perché la pantera, no, appare sotto i suoi piedi, quindi sembra più sottomessa. Invece lei è il capo. Bene, ci sono le DL. È più subdola. Sì. Ci sono Vedo DL. un EDL che ruota intorno al suo petto. Uno sopra la testa. E sotto i piedi. Tre. Sì. Uno per piede. No, uno solo per i piedi, ruota. Ok, entità mentali, se ci sono. Una di livello 4 e una di livello fra 5 e 6. Oscilla tra questi due gradi. Quali sono i compiti della 4? La 4 è nutrirlo di illusioni, di idealizzazioni, di utopia. E la 4, 5, 6? 5-6 me lo dà legato alla mente collettiva, la famiglia prima di tutto. E questo gli... Allora, da un lato me lo lega a una sorta di tradizione geografica. E, di generazione in generazione, no? Che si tramanda questo, la famiglia prima di tutto. Dall'altro, però, è una sorta di pretesto, per sacrificare il proprio bene, per non prendersi carico della propria vita, con la scusa di doversi occupare della vita e del benessere altrui, dei propri cari. Quindi è un'entità mentale di Richard ed è un'entità mentale collegata a un'entità mentale collettiva. Che Esatto. aspetto ha un'entità mentale collettiva? In questo caso la vedo come una specie di abitante,
Come? Atlante? Un abitante, ok. Sì, un abitante della mente collettiva, che è come fatta, come dirti, di una piccola porzione, non so, come se sezionassimo un pianeta, la calotta superiore del pianeta, la seziono, e questo pianeta ha tutta una serie di crateri. E ricorda, in questo suo essere formato da crateri vagamente, gli emisferi cerebrali. Ci sono impianti? Allora, ne vedo uno, come se fosse un secondo paio di occhiali di Richard. Questo secondo paio di occhiali è fatto con la lente destra nera. Ok. Poi, scendendo, vedo, diciamo così, nella zona del petto torace, diciamo come due sbarre di ferro, più o meno all'altezza di entrambi i capezzoli. Verticali. Sono orizzontali. Quindi una prende i due capezzoli e la seconda è in alto o in basso? No, praticamente A verticale. Su ciascun capezzolo, in orizzontale. Ah, quindi finisce, cioè in che senso? Se è in orizzontale passa attraverso i capezzoli, una, sono due. È una che finisce e poi Due ricomincia. piccole U squadrate. Ah, ok. Poi? Richard è molto collaborativo, perché lui indica ginocchio destro, tallone destro e sinistro. Va bene. Causa esoterica, basta. Okay. Causa esoterica della piccola cicatrice rimasta dopo una cista, mi sembra, nella retina dell'occhio destro, comunque nell'occhio destro. L'impianto che hai visto? Sicuramente sì, l'impianto, sì. Occhiale. Sì, Occhiale nero, la lente nera esatto. Destra dell'occhiale impianto. Sì. Ok, causa esoterica della paura della morte che lo attanaglia solo in un preciso momento della giornata, poco prima di addormentarsi, prima di andare a dormire. Lui subisce delle abduction notturne e chiaramente quando sta per addormentarsi lui ha già il presentimento di quello che accadrà. E quindi questo lo fa sentire esattamente come precipitare nel vuoto, come morire. È sottoposto ad abduction? Sì, esatto. Sì. Quante? In questo periodo io ne vedo 3 o 4 a settimana. Però quasi tutte le notti. Non costantemente, però. Il progetto a cui è sottoposto dalle entità cattive ha un nome che ne riassume il senso? Si chiama Resurrection. Come, non so come dirti, una provocazione, ecco, con un intento provocatorio, ironico. Perché? Perché? Perché Per, l'inno risorge? diciamo così, che fargli credere che le sue possibilità di resurrezione sono legate a delle strade, ma non sono quelle. Ah, quindi entità 4.
mentale 4. Sì, vedo che però c'è anche una forte collaborazione, l'Amantide vedo tantissimo che partecipa in questa cosa. Vedo che c'è come c'è un'ottima cooperazione tra entità mentali e entità eteriche per rafforzare questo progetto. Certo, le più importanti sono le mentali, ma le eteriche fanno il loro lavoro. Quindi, e il trait d'union, il comunicatore, la parte che comunica tra un mondo e l'altro, sono gli EDL solitamente, questi tre. In qualche modo possono comunicare in mille modi, comunque, tutte le varie entità, e poco ci importa in che modi. Lasciamo ai professori tutte le varie casistiche, i vari libri dettagliatissimi di dettagli, numeri di dita, forme dell'occhio e della pupilla. Francamente, a me interessa zero. Va bene. Causa esoterica della grande passione, amore, attenzione ai numeri, che l'ha portato sul lavoro a dedicarsi a questa cosa, ovviamente, con gran soddisfazione dei colleghi che preferiscono, diciamo, l'azione sul campo e non chiusi davanti a un computer in un ufficio di fronte a numeri e numeri. C'è una causa esoterica nel caso di Richard? La PS sta cercando di farsi strada in maniera autentica con lui, quindi un po' districandosi tra le varie illusioni che questi subdoli progetti di entità sia eteriche che mentali stanno cercando di insediare in lui, e lo fa attraverso i numeri, ma specialmente risvegliandoli in lui una passione. Perché si rende conto che nel momento in cui risveglia in lui una passione, lo rende vivo, vivo per sé, capito? Non vivo per la famiglia, ma per se stesso. I numeri. I numeri. Perché? Perché lui riesce a vedere, ma io vedo che lui riesce a vedere, non so come spiegarti, delle stringhe all'interno dei simboli numerici. Cioè riesce a vedere un significato anche solo nella grafica di come è disegnato il numero. Che lo aiuta lui a comprendere dovrebbe approfondire che cosa. Questa cosa, lui la dovrebbe approfondire, perché in questo momento il suo interesse è superficiale, nel senso che è o lavorativo oppure, diciamo così, ancora un po' a livello generico. Li uso, sto bene, basta. Sì. Invece li uso sto bene perché? Questa è una domanda che manca. Sì. Sì, lui potrebbe veramente studiare se stesso attraverso i numeri. La numerologia? Scusa, vai, vai. Sì, allora dunque dipende da cosa intendiamo per numerologia. La PS gli vuole indicare una strada della numerologia più evoluta rispetto magari la classica. Beh, sì, esatto. E gli vuole far comprendere che la vita è costituita da numeri, che l'esistenza si presenta attraverso combinazioni numeriche. Adesso mi sta facendo vedere, per esempio, la proporzione aurea. Io vedo che lui deve, è una cosa magari un po' inconsueta, no? Magari razionalmente non ci ha ancora pensato, però vedo proprio che lui ha la possibilità di effettuare questa specie di studio dei rapporti, delle grandezze attraverso i numeri, delle distanze e comprendere delle cose. Cos'è il rapporto aureo, Monica, esotericamente parlando? È una legge della creazione, è un coefficiente di moltiplicazione che è alla base della legge della creazione. Quindi, per esempio, la chiocciola, il nautilo, no? Ha quella forma perché? Perché rispetta quel coefficiente, il fi.
Oddio, adesso non trovo. Oddio, adesso me l'ha fatto vedere in un rettangolo. Dove il rettangolo Sì, ideale. anche. Sì. Sì, quando mi hai detto la chiocciola, sì, e mi ha fatto vedere in particolar modo. Io non so se lui ha la possibilità di viaggiare, di andare a vedere delle architetture dove utilizzano queste scale a chiocciole, dove viene rispettata questa proporzione numerica. C'è, al di là di quello che abbiamo detto, nella sua passione per i numeri, una vita precedente che ci possa insegnare qualcosa? Allora, ne vedo due. In una è già un bambino, tipo, però veramente questa è molto antica come vita, eh? Vedo lui che disegna tipo su una lastra di pietra, traccia, diciamo così, delle righe, poi ci mette all'interno dei numeri, ha trovato un suo modo, diciamo così, di interpretare, perché vedo questa scena. Allora, dunque, lui che assiste a due bambini che saltano la corda, lui sta assistendo a questa scena di due suoi coetanei che saltano la corda e prende nota, come se prendesse nota di alcuni ritmi che si ripetono, ha trovato, diciamo così, una costante, ha trovato una norma, una regola e la trascrive. Ma lui chi è? E lui in una vita precedente. E Richard in una vita precedente. Ma cos'è? Un maestro, un insegnante, un passante? No, qui è un bambino, io penso che sia in Inghilterra, perché mi fa vedere proprio, secondo me, a fine del 1800. Sì, perché hanno ancora, sai, questi calzoncini corti, le braghette con le bretelle, la coppolina. E lui, forse, aspetta un attimo, no, è in Irlanda, scusami, è in Irlanda. E mi fa proprio vedere queste strade, un po' deserte, no? So, con delle casette qua e là. Ok, lui ci ha chiesto di elaborare il trasferimento di tutte le informazioni di tutte le sue vite in lui. È possibile, Monica? Allora, le PS evolute sono in grado di attingere ciò che gli serve da tutte le vite, sia le proprie vite che le vite degli altri. Ma questo richiede un grado di evoluzione notevole della PS. I 185.000 miliardi di prima? Sì, loro lo sanno fare. Si può anche con una frequenza minore, inferiore? Aspetta un attimo, perché in verità 185. Mi dice che devono alzarla a 200.000 miliardi per fare questo, per poter attingere alle vite anche degli altri. Non ci siamo, quindi. Quindi possiamo analizzare delle vite di Richard. Sì. Una è questa del bambino che con il salto della corda riusciva a capire delle cose a livello matematico, ma cosa nel concreto? Cosa ha scoperto? Il ritmo? Non è facile per me capirlo, perché allora mi dice la parola frattali, però il frattale è. Quindi in realtà è una parte geometrica che si ripete. Però la geometria io qua la vedo collegata ai numeri. E quindi. Sì, questo bambino aveva iniziato a comprendere dei comportamenti della natura. Sì, sulla base dell'osservazione dei ritmi, sulla ripetizione, perché alla fine il frattale è una ripetizione, no? Di una costante. Un'altra vita, ne facciamo tre, questa è la prima. Un'altra vita. Sempre legata ai numeri? Perché questa che No, mi viene non è legata ai numeri. Ah no, le tre vite più importanti direi anche no.
non tutte e tre uguali. No, perché questa qui è sinceramente una donna molto semplice che sta lavando i panni in un lavatoio. Tanti panni vedo, tanti figli. La vedo verso Oriente, questa vita molto faticosa, con un sacco di responsabilità, una famiglia numerosa, molti carichi su di lei. Ok, Molto e una religiosa, tra terza, l'altro. molto religiosa. Sì. Una terza. Questa è bella. Questa è una vita in mare, ma dunque mare da pescatore. Quindi vedo che ha una piccola barca e lui è molto felice di questa vita. Ha una piccola barca, una sua rete e va a pesca. Quindi parte al mattino molto presto, va a pesca, non sempre poi torna la sera, è molto felice qui. Ok, in una parola, un paio di parole, l'insegnamento della 1, della 2, della 3. Insegnamento della 1, ricollegati ai numeri in modo genuino, personale. Vedrai che ti arrivano comunque delle indicazioni sulle strade da seguire per le informazioni più adatte a costruire questa tua conoscenza e a recuperarla, perché c'è qualcosa da recuperare attraverso Due. questa vita. Due, il sacrificio per la famiglia non può sovrastarti perché rischi l'infelicità. Questo lui dovrebbe averlo imparato, perché questa vita è stata molto incisiva. Tre. La gioia di dedicarsi anche a se stesso e la grande forza che il mare gli dà, e molto anche in termini energetici. E la bellezza delle piccole cose. La bellezza delle piccole cose, sì, bravissimo, sì. Ok. Causa esoterica della scarsa volontà di fare di fatto il suo lavoro, non direi quale, perché preferisce occuparsi dei numeri in ufficio. Possiamo anche dirlo comunque, cioè l'autista. Lui diciamo che dedica anche poco tempo a se stesso e siccome invece una delle esigenze della PS è che lui ritorni davvero a se stesso, quindi al di là delle illusioni, delle utopie, delle credenze un po' astratte, diciamo, no? Fittizie, la PS lo vuole proprio portare a se stesso e quindi lo vuole portare ai numeri. E siccome spesso durante altri momenti della giornata non potrebbe, lo fa durante il lavoro, facendo sì che lui si dedichi ai numeri e non alla guida. E poi mi viene un bel rapporto con i colleghi, c'è cioè comprensione fra di loro e quindi loro c'è proprio empatia, loro hanno capito che lui ha bisogno di questo e quindi si prestano a, diciamo così, a scambiare, diciamo, il lavoro. Va bene, a proposito di colleghi, due sono venuti a mancare, li chiamiamo come disincarnati. Collega 1 e collega 2. Allora, li vedo nel cinema, però ecco, uno mi si presenta
proprio con una classica divisa, diciamo, da marinaio, l'altro in borghese. Ok, uno si è tolto la vita, è quello con la divisa da marinaio. Penso di sì, perché sai che cosa? È come afflosciato sulla sedia, cioè che non si regge con la schiena eretta, no? Sta scivolando giù come se, cioè, non avesse forza vitale. E credo che gli sia venuto a mancare proprio nella sua esistenza. E l'altro? Che fa? Io l'altro lo vedo proprio molto preso da quello che sta succedendo. Molto coinvolto. Sì, molto coinvolto, non sta guardando intorno, non sta dando neanche troppo peso a quest'altro marinaio afflosciato, diciamo. Mm-hmm. È molto, molto interessato. Mettiamoli davanti per terra due VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza. Una per uno, una per l'altro. Vediamo chi la prende per primo. Io ti dico quello che vedo, eh. Uh-huh. Dunque, quello in borghese. Il secondo, è andato quindi? Sì, è andato a prenderle per entrambi e gliel'ha messo sulle ginocchia all'altro, diciamo, collega. Uh-huh. Chi la assume per primo? Quello in borghese. Ok. E cosa avviene? Avviene proprio che lui, tra l'altro, diventa grande. Quando l'avvicina al cuore, questa Vic, è proprio, diventa grandissima. Lui si illumina, e già prima era molto coinvolto da questa cosa. Ed è estremamente proprio felice, dice realizzato, mi sento realizzato. Benissimo. L'altro l'ha visto? Sì, vedo che però è come se la sela girasse fra le mani. Mm-hmm. Osserva, eh. Se la rigira fra le mani, con un po' di indecisione e soprattutto di... Non so se dire apatia, dispiacere, rammarico, molto rammarico. La prende o no? Io non vedo che fa questo per ora. Ok, apriamo il portale Auro, invitiamo tutti i parenti di Richard. Quelli che si presentano è perché vogliono passare attraverso il portale Aura. Dimmi come vedi questa scena. E il marinaio vestito da marinaio, appunto, subito. E questo, cioè, è quello... Quello imbambolato? Sì. Va subito? Subito. Immediatamente. E anzi, okay. Vedo che appena arriva e... Gli abiti si sfilano via, rimangono fuori quindi dal portale aureo e lui è già come una specie di, non so come dirti, di stella cadente, no, però che sale, ecco, che fa quella scia lì. Uh-huh. È già quindi forma energetica. Ok, quell'altro, l'altro collega più consapevole, quello in borghese, che fa? Allora, ha appoggiato il cappello sulla sedia e dice che è un po' dispiaciuto di andare già via adesso, che voleva stare ancora un po'. Perché? Cosa c'è da fare qua di così divertente, utile e bello? Non so, vedo come un legame con degli oggetti che gli appartenevano. Quindi è collegato alla terra? Sì. Sì, non so perché mi fa vedere degli abiti, mi fa vedere tipo un bastone, delle scarpe, mi fa vedere queste cose. Quindi comunque legato, diciamo così, a qualcosa ancora di materiale. E che poi gli piaceva, non so, forse guardare la TV, stare al cinema, era una cosa... che la trovava molto molto gradevole.
In ogni caso, va altrettanto volentieri dentro il portale aureo. Ok, lo salutiamo. Quanti sono i parenti di Richard? A me ne vengono 16. Salutiamo anche loro. Lo chiudiamo. Invitiamo adesso, come possiamo fare anche alla fine o anche all'inizio, nel cinema, tutti quelli che ha chiesto di invitare Richard, cioè la famiglia, le due figlie, la moglie e gli amici, in particolare quell'amico di cui non dico il nome. L'amico in prima fila. L'amico è in prima fila, già vedo che sta esultando. Come lo vedi? Oltre a esultare. Compare, viene fuori. La parola compare. Come se ci fosse proprio questo rapporto, diciamo così, di comunione e di solidarietà fra loro due. Compare. Compa, un po' così, tipo, no? Lui è felice di quello che sta vedendo. Sa che Richard ci tiene a tutto questo, che ci crede molto. Ok, e le figlie? Allora, dunque, sono. Allora, la moglie la vedo sola in seconda fila e le figlie vicine fra di loro in terza fila stanno osservando, però non vedo un'espressività nei loro volti. Sì, attente. Attente sì. La E la moglie? vedo un po' con il capochino. Perché? Non so, sembra un po' triste, un po'. Non capisco che cos'ha, un po' svuotata, non so cosa. Vuole stare al cinema o no? Sì, no, è una questione sua. No, no, non è per quello che sta vedendo. Ok. È uno stato d'animo suo personale. Ruolo nella vita di Richard e della moglie. Se ti viene qualcosa, non so bene quale sia la domanda. Non so perché è venuto come un rapporto fraterno, nel senso di grande complicità, di grande affetto, di poter contare l'uno sull'altra. Forse più lui, ecco, come elemento forte rispetto a lei, come se lui la dovesse sostenere, Si dare sono la incontrati in altre carica. vite? Sì. Sì, le vedo già che sono incontrati in altre vite. E di nuovo vedo che era lui l'elemento un pochino più forte. Tipo, ecco perché mi ha detto fratello. Era il fratello maggiore. Lei piccola. Proprio piccola lei, eh. C'erano un bel po' di anni di differenza, 12 anni di differenza, mi dice. E Ha lui tipo fa da contratto. papà, non so per quale ragione, ma le fa tipo da papà. Ah, boh, no, no, ok, papà era. Oh, dimmi. Un alcolista. Quindi lui era il fratello che faceva da papà alla sorella, lui Richard, la sorella e la moglie attuale. E il padre alcolista di quella vita chi è? Se c'è nella vita di Richard. In questo svolgimento non Quale? c'è, no, Non ci c'è. sono state in altre vite, ma non in questo. Ci sono tra le due figlie l'amico delle vite degne di nota. Con l'amico vedo che hanno fatto il militare insieme. In un'altra vita. Sì. È stato tra Vabbè. l'altro un militare molto duro. E si sono dati man forte l'uno con l'altro per sopportare tutta la naja. Diciamo che
possiamo stare qui fino a domani ad analizzare vite su vite, ma se non danno nessun risultato, se non, cioè, nessun insegnamento, nessuna informazione, se non la consapevolezza che abbiamo tante vite parallele, non c'è molto, diciamo, da dire. Richard vuole alzare le frequenze, questo lo faremo alla fine. Vuole riattivare le informazioni di tutte le vite precedenti, non si può fare, abbiamo analizzato alcune vite. Vuole tutta l'informazione della sorgente, boh, proviamo. L'informazione della sorgente, che in realtà non è informazione ma è frequenza, comunque vabbè, anche informazione, passa dalla sorgente a Richard, visto che lui lo vuole, o questa è l'entità mentale 4, la utopia. Allora, è come se lui avesse dato una sbirciata alle possibilità, come un grande catalogo. Ecco, mi fa vedere questo catalogo che sfoglia, di tutti gli universi, di tutte le anime, eccetera. Ed è vero che ci sono anime che riescono ad attingere quasi in maniera diretta le informazioni della sorgente. Però quello che è richiesto a lui è di mettersi in connessione con la propria parte subliminale, con la propria anima. Ok? Quindi, la propria anima ha comunque in sé il residuo della sorgente, ha comunque in sé tutte le informazioni della sorgente, ma la consapevolezza di Richard in questo momento non è tale per accogliere, capisci, completamente queste informazioni in toto. Anche lì non ci sono i miliardi, migliaia di miliardi che servono. Sì, però quello che serve a Richard in questa vita, lui lo può avere attraverso la sua PS. Quella cosa che lui ha di voler attingere direttamente dalla sorgente, o di avere tutte le informazioni delle vite precedenti, non sono così necessarie ora in questa sua vita. Non se ne deve occupare, non se ne deve neanche fare un cruccio. Lui dalla APS può avere tutto ciò che gli serve, in questa vita che ha deciso di vivere. Qual è, domanda alla PS, il senso della vita? Mi dice il senso che gli dai tu. Bella risposta. Ce ne saranno altre future? Sì, mi dice di sì. Quante? Con le attuali condizioni? Me ne fa vedere ancora tipo 40. 40, però dipende molto dal lavoro che lui decide di fare, perché più lavoro lui si impegna a fare e meno saranno. Certo, lui si augura di avere sempre più sincronicità nelle sue prossime vite. Come aumentarle? Con la consapevolezza. Mi dice che deve respirare di più, deve respirare meglio. Può imparare delle tecniche di respiro. Queste tecniche di respiro lo aiuteranno a ripulire la mente, perché la mente in questo momento è pullula di contenuti un po' fallaci, no? Mi fa vedere come attraverso il respiro riesce proprio a riossigenare, no? La mente. Già questo lo aiuta tanto. Poi mi fa vedere in una mano i numeri e me li fa vedere tipo come se fossero ciondoli. Me li fa vedere nella mano destra. Mi ha detto: gioca bene i tuoi numeri. Facendo anche un po' quasi una battuta. Gioca bene i tuoi numeri. Il lotto di Richard. Sì. E
lo può fare se vuole, ma senza perdersi in ciò che non serve ora. E cosa può essere non molto serve? affascinante può essere molto affascinante, no, pensare a queste cose che lui desidera, no? Quindi informazioni attinte direttamente dalla sorgente, recuperare tutte le informazioni delle vite precedenti. È affascinante, sì, ma non è così indispensabile a lui in questo momento. Le sue energie vanno veicolate in un qualcosa di più pratico, più concreto. Va bene, cosa vuole fare Richard? C'è un cluster da andare a visitare. Lo vuole visitare? Sì, non so perché adesso mi sta facendo vedere il piede destro. Io non lo so se lui è portato per il massaggio, per la riflessologia plantare. Se dovesse interessargli questa disciplina, di approfondirla, perché gli verrebbe molto bene. Non lo so, se ci ha mai pensato. Sì. E ce lo dirà alla fine. Ci va sempre come bimbo col ciuccio o è cambiato? Lo È vedi un diversamente? adolescente. Ok. All'inizio del viaggio, quindi era così, adesso è già cresciuto. Sta imparando delle cose. Andiamo al suo cluster, vediamo come lo vede e come si comporta da solo. Tu assistilo e basta. Se proprio ti Praticamente chiede delle cose, me lo dici. sì, si sta. Allora, ha preso lui l'iniziativa, eh? Mi si è presentato come in quella vita in cui aveva la sorellina minore, ma un po' più grande rispetto all'età che io gli avevo visto, perché adesso qua ne avrà 20 anni, 22. E mi fa vedere in una di queste strade tutte queste specie di casette in serie. E mi fa vedere che apre tutte le porte e dentro ogni porta ci sono i suoi contratti, quindi in case differenti. Me le ha fatte vedere lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 case schierate in orizzontale. E lui mi ha aperto tutte le porte. Ok, questi contratti che lui vede li può eliminare. Ha fatto venire una specie di inondazione. Un'inondazione che ha portato via tutto in un portale Bene. definitivo. Benissimo. Acqua, case, contratti, finestre, tutto. Sì. Tutto in un portale definitivo. Ora lui che ha chiesto di creare un ad aeternum in alcune parti del suo corpo ci fa vedere come se ne crea uno e lo lascia qui nel cluster. Ok, c'è questo ragazzo che ha iniziato a girare le mani come se avesse tra le mani un piccolo volante e facendo in questa maniera è riuscito a creare il suo ad aeternum e l'ha messo lì, proprio a guardiano del cluster. Ok, se ne crei uno nuovo e se lo metta nella pineale, così non ci pensiamo più. Sì. Allora l'ha messo proprio, allora partendo dalla testa, dalla parte superiore, dalla corona, l'ha proprio, diciamo così, quasi premuto, no? Al suo interno, facendolo andare a metà. E quindi questo è entrato, raggiungendo la pineale. È un giovanotto bellissimo. Andiamo all'avatar, vediamo come lo vedi. È bizzarra questa scena. Perché? Allora, l'avatar è comunque già disattivato, perché vedo già che è accasciato con la testa giù e ormai le mani non riescono più a battere il computer, è di legno, però davanti a sé ha come una specie di Charlie Brown
sotto forma di, non so come dirti, pupazzetto di pezza, gonfiabile, un po' sgonfiato. E questa è l'immagine che mi propone. Lo vuole tenere? No, 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 perché mi ha detto non mi faccio intenerire da Charlie Brown. Eliminiamolo allora. No, e allora qui arriva proprio, non so come dire, un vortice che risucchia via tutto. Sempre in un portale definitivo. Io lo vedo molto coraggioso, Richard. Fatto? Eliminato? E allora Completamente. lo stesso ad eternum che ha fatto prima, anche più forte, lo può lasciare qui. Questo è proprio grande, tra l'altro. Ha voluto farlo di dimensioni maggiori. Un giallo arancio molto potente. Sembra quasi che abbia le ventole, gli ha messo tipo le Benissimo. Lo può lasciare qui e possiamo tornare ad analizzare la sua situazione in termini di entità, entità eteriche, entità mentali, impianti, tutto. C'è ancora qualcosa? Allora c'è ancora come una parvenza delle sue illusioni, ma è solamente un ricordo. Allora quello che è importante è che lui ribadisca a se stesso che è un ricordo, ma che non ha perso niente. Cioè non ci deve essere dispiacere per aver perso qualcosa. Era una cosa che non contava, non importante, ininfluente. Però questa cosa se la devi dire un po' di volte. Mettiamo allora un ad aeternum nel suo mentale subito, per alzare le frequenze anche qui, uno nel suo emozionale, 5, uno nel suo fisico, uno nell'eterico e uno nel subliminale. Ok. Con questa nuova condizione, a quanto vibra Richard? 19 miliardi. Sì. Percentuale di consapevolezza. 119%. PSPE. Dunque, viene fuori 53 adesso la PS, 47 la PS. Vite precedenti. 1900, aspetta, 1976. E percentuale di cervello. 7,5. Benissimo. Il bimbo era diventato ragazzo, poi era diventato un bell'uomo, adesso chi è? Com'è? È lui. È lui finalmente, così come È ci lui. appare a noi. Sì, Come appare a noi. così come l'abbiamo visto, sì. Messaggio finale della sua PS in relazione a tutto quello che abbiamo visto. Mi dice che deve procrastinare una certa cosa. Provare a procrastinarla. Prenditi le ferie. E mentre prendi le ferie ti informi. E mentre ti informi arrivano aiuti. Arrivano collaborazioni, arrivano suggerimenti. Aspetta, non essere precipitoso. Non c'è fretta. Questo. Riguarda questo. Poi mi dice Ok. di, non so perché mi dice che di sorridere di più. Aspetta, perché mi fa vedere che non c'è molto sorriso, forse, in casa. Allora mi dice che adesso, lui che ha così un'alta frequenza, può senza sforzo, portare gioia in casa sua. Ma questo non gli toglierà nulla e deve sempre fare in modo di non togliere nulla a se stesso
in favore della famiglia. Lui può trovare la giusta modalità per dare il giusto valore alla famiglia, ma anzitutto a se stesso. Quindi sia per quanto riguarda ciò che gli piace fare, sia per quanto riguarda invece proprio delle scelte importanti della vita. Prima di tutto ci sei tu. Benissimo. Nel cinema cosa fanno le figlie, l'amico e la moglie? Beh, vabbè, l'amico tipo da stadio. Un'esultanza da è fantastico lui. Allora, la moglie devo dire che adesso ha alzato la testa e ha anche accennato un sorriso, anche se c'è un po' di stanchezza sul suo viso, però comunque è felice, di quello che ha visto. Le figlie, cioè, se la ridacchiano, divertite. Ecco, bravo papà. Quello è il mio papà. Diamo a Richard la eterna frequenza. Questa modalità di creazione di frequenza costante che dovrebbe contrastare il primo giro. È chiaro che questo non va a contrastare il secondo, perché il secondo, voluto e desiderato da Richard, va ad annullare qualunque tipo di, no? Di intento. Sì. Quindi questa eterna frequenza può avere senso solo per provare a metterlo al riparo da eventuali problemi derivanti dal primo giro. Ma se deciderà di fare il secondo, francamente, io fossi l'eterna frequenza, me ne andrei a fare un giro e me ne andrei da Richard perché non ha nessun senso. Probabilmente è anche così, no? Non è soltanto una mia idea. Sì, perché vedo che la sua PS mi sta mostrando una clessidra. Vedo proprio questa sabbia che Che scende giù significa? lentamente. Mi dice che la deve capovolgere. Perché adesso praticamente la sabbia è nella parte superiore della clessidra, no? E quindi mano a mano sta scendendo giù. E mi dice che Richard deve avere la forza, l'intenzione di capovolgerla, di modo che smetta la sabbia di scendere giù. Lui deve fare un'azione, importante, decisa, per, arrestare questa sabbia che sono, diciamo così, gli effetti del Cinivac. Deletere. Sì. Io Ok, immagine finale di Richard, qual è? vedo che si sta sfregando le mani. Si sta sfregando le mani e vuole mettere a frutto tutto quello che è emerso da questa sessione. Lo vedo ben intenzionato, volenteroso, anche con una bella luce intorno. La sua PS mi dice che lui ha una sorta di componente di ingenuità che in verità può essere molto positiva nella sua vita, perché può portarlo appunto ad affrontare le cose con entusiasmo, con grande applicazione, con grande impegno. Però deve stare attento a direzionare bene questa sua innocenza, questa sua, tra virgolette, purezza. Perché altrimenti potrebbe farla andare in direzioni che nuociono a se stesso. Va bene, abbiamo visto tutto. Utopia. Pronta a tornare, Monica? Sì.